realtà amara e gloriosa. E meno male che, per chi ha buona volontà, finisce nella gloria. Stiamo celebrando la festa di San Giacomo Apostolo, l'Apostolo, il primo martire, ma la pagina che il Vangelo ci presenta è una pagina tutta umana. 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 Gesù va a Gerusalemme per morire. La madre dei due fratelli, Giacomo, gli si presenta: Maestro, devo dirti una cosa. Parla. Queste due mie figlie, una a destra e un'altra a destra quando sei nel regno. Ed ecco allora l'orgoglio, l'orgoglio. Quindi l'orgoglio, gli altri non contano, conto io. L'orgoglio è il primo ontologico male che gli stessi angeli, creati spiriti puri, nella grazia divennero demoni per l'orgoglio. Io il primo, io sono il primo, devo essere più bello dell'altro, più bravo dell'altro, più bravo dell'altro, tutto il primo e basta, conto io solo io. E vi ho detto sempre che l'orgoglio, l'io distrugge Dio. Scrivete Dio, togliete la D e resto io. E questo orgoglio ne segue un altro a questo. Quale? L'invidia, la gelosia. L'invidia. L'orgoglio e l'invidia vanno insieme. Vanno insieme. Satana, perché divenne Satana, prima l'angelo, era collegato sempre che l'arcangelo? Perché? E noi abbiamo un testo, noi sappiamo praticamente la prova che dobbiamo subire indirettamente. San Paolo cosa dice? Che Gesù Cristo, quindi il Dio fatto uomo, è l'unico mediatore. L'unico mediatore, cioè per andare al Padre, tutta la reazione deve passare da Lui. Bisogna accettare Lui, cioè Dio nella sua umanità. Sua umanità. Quindi questa è la prova. Allora abbiamo la parola che dissero gli angeli, i ribelli, Lucifero, nel non aver obbedito al Signore. Qual è la prova? Vede, Dio si fa uomo. Dio, tu devi adorare Dio nell'umanità. Lui, angelo. No, non servi a me, non lo servo. E divenne demonio. Perché? Per l'invidia. Perciò, Dio è un uomo, io sono spirito superiore all'uomo e devo dare all'uomo, quindi orgoglio e invidia e gelosia. È vero? Ecco, qua abbiamo in questo Vangelo, festa di San Giacomo, questa pagina umana. I due fratelli, l'orgoglio. Gli altri, l'invidia e la gelosia. Lui, gli altri, invidia. Invidia e la gelosia. Gesù richiama. Fortunatamente la prima pagina è amara. Ma ripeto ancora, è bello sapere, devo concludere, è vero? Devo sapere che l'hanno finita per la gloriosa, perché nella loro umiltà sono tutti morti martiri. Ecco, voi non sapete quello che chiedete. Potete bere il calice, lo possiamo! Il calice è l'amarezza. Ecco, il ritornello è bello. E chi semina nelle lacrime metterà nel giubilo. Nell'antare se ne va piangendo portando il seme, ma tornando viene con gioia portando i covoni. E allora la croce, accettare la croce, la mortificazione, distruggere il mio io, essere generoso, ecco è la pista per essere poi nella gloria. E mi si fuggì il pensiero che dovevo continuare. Allora Gesù dà l'insegnamento. Siate umili, voi dovete sapere che dovete bere la croce, però, ecco questo sto pensando, mi era sfuggito, voglio chiarire, il calice lo berrete, ma sedere a destra o a sinistra è concesso a chi lo dice il Padre. Allora che c'è il razzismo, attenzione, tutti abbiamo un posto preparato nel cielo, tutti, Camillo, guarda il tuo posto. Guarda il tuo posto, Giordano, guarda il tuo posto, Anania, il tuo posto, tutti, il tuo posto, Claudia, il tuo posto, Dima, il tuo posto,
Marta, il tuo posto, Camillo, il tuo posto è lì. Sta a me se porto la croce, se vado il seme piangendo, avrò poi il raccolto. Quindi capite quello che è importante. E poi il più importante, perché il più anziano fra tutte queste abbiamo Davuto. Non lo vedevo qua, perciò ecco, Davuto, a te pure il Signore dirà, Davuto, porta la croce e avrai la gloria. Molto importante, quindi non c'è razzismo, attenzione, perché è bella parola. Voglio concludere con un pensiero che sembra avulso da quello detto, ma io vedo come, guardando la storia, faccio la teologia della storia e guardando l'uomo nella parte umana, orgoglio, invidia, vanità, gelosia, e vedendo che poi può finire bene, sapete com'è la storia? La chiudo così, in un sillogismo, qua siete persone intelligenti, professori, un sillogismo. Tese. Lucifero, diavolo, non servi a me, no, non servi, no, orgoglio, vanità. Antitesi, San Michele Arcangelo, chi come Dio? Chi come Dio? E qual è la sintesi? In questa lotta che dentro di me, l'uomo vecchio e l'uomo nuovo, viene Gesù al Getsemani, dormite ancora, alzatevi e pregate per non cadere in tentazione. Allora come do la sintesi? Dopo la tesi e l'antitesi, non servi a me, chi come Dio? Prego, Dio mi dà la grazia per andare al regno dei cieli. Amen.